Presentato ufficialmente il campionato europeo 2011, un campionato europeo senza pretendenti ufficiali, tutti e 12 sono allo stesso livello. Sentiamo l'ingegner Tommaso Grassi e Alessandro Gocciadoro che sarà in pista con Linda Di Casei. Sabato sarà il solito evento eccezionale di fine stagione, con un pubblico che sicuramente, se dovessimo tener conto che quest'anno il pubblico è cresciuto quasi tutte le serate, quindi dovremmo dire bene ancora di più dell'anno scorso, credo sia quasi impossibile, perché l'anno scorso c'era un pienone di 14-15 mila persone, ormai è rimasto solo a Cesena, devo dire, queste cifre qui non si fanno più in nessun altro ippodromo d'Italia, e quindi chiuderemo ancora una stagione eccezionale col botto finale del campionato europeo, speriamo di grande qualità dal punto di vista tecnico, spettacolare, così come sarà di grande soddisfazione per il pubblico e per tutto ciò che ci va dietro e i giochi e i fuochi finali. Alessandro Gocciadoro, Super Frustino, record della pista. Adesso c'è il campionato europeo. Vogliamo parlarne un attimo e soprattutto vogliamo parlare di questo campionato europeo nel quale sembra, almeno da fuori, che non ci sia un favorito netto. No, effettivamente è riuscito bene. Ci sono tanti cavalli buoni, senza un favorito anche secondo me netto. Anche se tecnicamente forse ancora Magrace SM dopo la vittoria di Montecatini rimane il cavallo più forte.